Ma sì, sicuramente ci sono tanti dubbi, ma tanti dubbi sono solamente sul fatto sanitario, perché è evidente che la prima cosa è la sicurezza per tutti e anche per i lavoratori, come in questo caso i lavoratori del calcio. Quindi nel momento in cui qualcuno ci dirà che possiamo ricominciare, con le dovute precauzioni, sicuramente a porte chiuse, e tutto quello che si dovrà fare per mettere in sicurezza quelli che lavoreranno, se ci sarà la possibilità, noi abbiamo intenzione di riniziare, non fosse altro perché questo è uno sport che va anche molto sul sociale, ci sono comunque degli aspetti economici da salvaguardare, quindi se è possibile, ripeto, sempre al primo posto l'aspetto sanitario, se sarà possibile ricominceremo. La federazione ha istituito un comitato medico-scientifico per studiare appunto questa cosa e quindi loro ci dovranno dare le direttive e chiaramente bisognerà capire anche chi potrà seguire queste direttive e chi no, perché non so, non siamo tutti club attrezzati per poter tenere 40 persone tra giocatori e staff chiusi in una struttura, isolati, fare tutto quello che bisognerà fare. Quindi bisognerà capire anche come e soprattutto quale sarà la ricaduta economica anche di questo. Quindi aspettiamo che ci dicano qualcosa di più importante, di più preciso e poi ognuno prenderà le sue decisioni. E bisognerà capire quello che chiedono e bisognerà capire se sarà possibile farlo. Perché, ripeto, guardare solo alcuni club che hanno a disposizione impianti importanti che consentono di stare tutti insieme nello stesso posto e avere poche possibilità di avere rapporti con l'esterno, ce ne sono in Italia, forse se andiamo a guardare tutti, forse tra tutte le categorie professionistiche ce ne saranno 15 in tutto e le altre che faranno. Quindi, bisogna ragionare di sistema e bisogna capire che non si può chiedere la luna in un momento come questo a società che in questo momento stanno soffrendo, per altro. Quindi bisognerà capire quello che ci chiederanno. Se sarà possibile, noi faremo di tutto perché, come ho detto prima all'inizio, la priorità è l'aspetto, della sicurezza, della sanità e soprattutto, vedere che, c'è tanta gente che ogni giorno fa il proprio lavoro perché. Vedete, io non sono uno di quelli che dice abbiamo i medici eroi, no, i medici stanno facendo il proprio lavoro e lo stanno facendo benissimo e quindi vanno ringraziati, ma è il loro lavoro. E quindi vedere tutta questa gente che si impegna giornalmente, gente che ha rimesso la propria vita per salvare gli altri e noi stiamo pensando a come dobbiamo allenarci. E io credo che sia l'ultimo problema questo, se ci saranno le condizioni noi saremo pronti, se non ci saranno le condizioni faremo le nostre scelte. Se malauguratamente non si dovesse riprendere la stagione, cosa accadrà? Verrebbero cristallizzate le classifiche, ma poi per le promozioni e per le retrocessioni cosa accadrebbe? Visto che è una cosa che non è mai successa dal dopoguerra ad oggi. Ma io questo non lo so perché non sono sicuramente io deputato a prendere queste decisioni, però credo che questa situazione di emergenza, questa situazione di forza maggiore che si è creata, è come se ci fosse una guerra oggi, non l'ha voluta nessuno e non l'ha creata nessuno. Quindi anche coloro i quali dicono di fare causa, non so a chi faranno causa, forse al coronavirus, ma sinceramente. Mi viene un po' da sorridere perché io non credo ci sia una sola squadra che 2 mesi fa avrebbe voluto fermarsi o avrebbe voluto assistere a una situazione del genere o contare i morti. Quindi in queste situazioni bisogna lavorare di sistema, sicuramente qualcuno può rimanere scontento, qualcuno magari sarà più contento, però in una situazione del genere credo che non ci siano né vinti né vincitori. Però, ripeto, la nostra idea è quella di continuare in maniera tale da non lasciare strascichi di nessun tipo. Se non dovesse succedere, ci saranno quelli preposti a prendere queste decisioni e credo che responsabilmente, anche se vogliamo dare veramente un'immagine diversa del calcio e non solamente dei fatti nostri, credo che ognuno dovrebbe essere poi responsabile nel proprio orticello, diciamo.